Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna. Forse non l'hai ancora capito che sei mia e devi fare quello che ti dico io. È meglio che te lo metti bene in testa, altrimenti non lo so come va a finire. Ah, ora ti sei messa in testa di lavorare, ma che bisogno c'è? A lavorare ci penso io, tu pensa alla casa e ai bambini. Voi donne, oltre a crescere i figli, siete solo brava a soddisfare gli uomini e alle volte nemmeno quello. Dove pensi di andare vestito così? Vai subito a cambiarti quella gonna. È troppo corta. Ho lavorato tutto il giorno, arrivo a casa e non è nemmeno pronta la cena? Muoviti, cazzo. Ma guardati. Puoi non lamentarti se ti stuprano. Stai zitta, cretina. Te la sei cercata. Ti sei fatta bella, ti guardano tutti. Non farlo mai più. Almeno così mi risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio.